Salve a tutti amici di TechDifferent, avete qualche problema con il vostro prodotto Mediacom? Avete dei rallentamenti? Il software non risponde sempre bene? Avete riscontrato bug o problemi vari? Beh, potete seguire la nostra guida e vedere come risolvere o quantomeno verificare che si tratti solo di problemi software e non che sia qualcosa di un pochettino più grave che richiede l'intervento dell'assistenza. Oggi andiamo a provare questa guida su Mediacom FonePad Duo S531. Come prima cosa dobbiamo spegnere il telefono. Noi l'abbiamo già spento. Andiamo a tenere premuto tasto volume su e tasto accensione. Li teniamo premuti entrambe, fin tanto che non si accenderà il nostro smartphone. L'accensione non avverrà in modo standard, non avverrà in modo normale, ma si accenderà in modalità recovery. Avete visto quindi che la prima cosa che vediamo è il nostro robottino verde con la pancia aperta e il triangolino rosso di pericolo. Siamo all'interno della recovery mode, una modalità che sta un pochettino prima del sistema operativo e che vi permetterà di fare delle cose abbastanza profonde. Per muoverci all'interno di questa modalità non utilizzeremo il touch, ma ci sposteremo con i tasti volume su e volume giù, rispettivamente per salire o scendere all'interno delle varie voci. Il tasto accensione sarà il tasto di conferma, il tasto di invio. Cosa possiamo fare in questa modalità? Possiamo riavviare il sistema come se nulla fosse, quindi entreremo di fatto nella modalità Android classica. Possiamo installare aggiornamenti attraverso ADB, li possiamo installare attraverso memory card esterna oppure possiamo installarli dalla cache. Ma quello che ci interessa di più a noi è Wipe Data Factory Reset e Wipe Cache Partition. Queste due modalità sono dei reset in pratica del prodotto. Il Wipe Cache Partition vi andrà a cancellare la cache del vostro sistema, quindi un reset leggerissimo che toglie solamente piccola parte del vostro sistema. Invece il Wipe Data andrà a ripristinare lo smartphone esattamente come quando lo avete estratto dalla confezione, oppure verrà comunque ripristinato allo stato pulito del software dopo un aggiornamento. Quindi perderete tutti i vostri dati, perderete tutte le vostre applicazioni e anche le configurazioni. Questa voce va premuta, va effettuata quando appunto avete qualche problema e quindi è necessario ripristinare il prodotto ad uno stato pulito per vedere se magari può essere un problema di applicazioni o se si è corrotto effettivamente qualcosa. Abbiamo anche la possibilità di effettuare un backup dei nostri dati utente oppure di ripristinare il backup. Io consiglio una cosa: sia quando effettuate un aggiornamento molto importante, ad esempio passaggio da KitKat a Lollipop, oppure quando ripristinate il telefono perché avete dei problemi, io consiglio sempre di non fare mai un backup e, quando possibile, di partire quindi come se il prodotto fosse completamente nuovo e non installare quindi applicazioni, funzioni ed impostazioni precedentemente usate su questo prodotto. Quindi cercate finché potete di partire da zero. Ma vediamo un attimo. Wipe Cache Partition, proviamo a premere il tasto invio, tasto di accensione, vedete questa schermata, ci fa la pulizia della cache. Pulizia completata. Invece, se andiamo a fare un wipe data, ci manda a questa schermata, dobbiamo scendere finché non troviamo Yes. Vedete,
cancellerà tutti i nostri dati. Se io in questo caso vado a premere il tasto di accensione, bye bye a tutti i miei documenti, tutte le mie applicazioni, tutto di tutto ritornerà esattamente come quando l'ho estratto dalla confezione. Quindi in questo caso non lo faccio. Voi premete il tasto accensione e aspettate che la procedura venga completata. Finita la procedura, riavviate il prodotto e semplicemente dovrete riconfigurarlo tutto da zero, come la prima volta che l'avete acceso. Direi che per questa guida al ripristino di un smartphone MediaCom può essere tutto. Vi ringrazio per l'attenzione, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, condividetelo e soprattutto mettete un bel pollice in su. Grazie per l'attenzione e alla prossima da TechDifferent. Ciao a tutti!